volevo passare intanto la parola a Rosaria. Rosaria, che è il nostro ufficio stampa, così vi illustra un pochettino quello che noi facciamo in maniera più dettagliata, perché loro sono i pirati un po' più senior, io sono una new entry, così vi danno un'idea di quello che facciamo, di quelli che sono gli obiettivi che ci poniamo, soprattutto per migliorare quella che è la nostra condizione locale, territoriale, e soprattutto in Europa, dove non ci fanno spazio. Grazie, buongiorno a tutti. Io diciamo sono qui, sono una new entry, ancora più direi, fino a 20 giorni fa non sapevo neanche se alla fine questa candidatura l'avrei accettato oppure no. Vabbè, però quella è una questione di etica. Sì, sì, l'ho fatto grazie a Emanuele Sopra, che mi ha tirato dentro su questo vascello che speriamo resista alla burrasca elettorale. Non è facile perché non abbiamo grandi mezzi, diciamo, economici, essendo un partito. Qualcuno pensa che sia uno scherzo, che sia anche illegale perché si chiama pirata, invece ovviamente non è così. E nessuno di noi è un professionista della politica, ma siamo tutti professionisti nelle nostre vite. Io faccio la giornalista da 20 anni, sono un'imprenditrice agricola da poco, ho avviato da un anno e mezzo una nuova attività, e nella lista ci sono avvocati, dipendenti pubblici, moltissimi hacker, usiamo questo nome che fa paura, no? Perché di solito i giornali lo associano ai crimini informatici, ma sono due cose diverse. Cioè, l'hacker è una persona curiosa, come può essere un giornalista, cioè qualcuno che va di là, che cerca, trova una porta aperta ed entra a vedere. Ora, cioè, è vero che ci sono dei crimini, ma esiste quello che si chiama hacking etico, nel senso che le aziende cercano e pagano questo tipo di professionisti, che in genere sono delle persone dotate di grandi abilità e di grande intelligenza, diciamo, nel settore scientifico, quindi matematici, informatici e quant'altro, per testare appunto i loro sistemi, cioè fare in modo che riescano a trovare una falla prima che lo facciano i criminali veri e che poi facciano dei danni. È il caso per esempio di Luigi Rubello, che forse avrete sentito nelle cronache, è l'hacker famoso con il nome di Evariste Calvà, che ha bucato la piattaforma Rousseau dei 5 Stelle e che per questo per 3 anni è stato in ballo la paura che si avviasse il procedimento a suo carico, perché aveva appunto fatto questa infrazione nel sistema informatico di Casaleggio. Dopo 3 anni c'è stata una strumentalizzazione politica non da poco, fatta sulle spalle di un ragazzo di 27 anni che aveva semplicemente mandato un'email segnalando a chi gestisce tecnicamente la piattaforma dei 5 Stelle che c'era questa falla. Gli è stata inviata un'email di risposta in cui veniva ringraziato per questa segnalazione. Quindi com'è possibile che se i tecnici ti ringraziano di aver fatto questa segnalazione possa poi nascere un procedimento giudiziario o il tentativo di avere un procedimento giudiziario? La vicenda si è conclusa con la remissione della querela da parte di Casaleggio, e quindi giudiziariamente la vicenda è finita. Non finisce nell'opinione pubblica, che continua a pensare ad associare i crimini alla parola hacker. Questo partito ha come obiettivo far conoscere i diritti digitali, cioè quanto sono importanti e quanto ormai nelle nostre vite tutto questo mondo abbia un'influenza anche per chi magari anagraficamente non è o non riesce a conoscere o non usa tutti questi strumenti, che però sono ormai pervasivi, come è pervasiva la privacy, i nostri dati, cioè tutti magari utilizzano i social, Facebook o altri tipi di social network, e per farlo gratuitamente noi cediamo una parte dei nostri dati o la totalità dei nostri dati, cioè dipende da quanto poi l'utilizzatore è consapevole di questo meccanismo. Noi puntiamo ad aumentare questa consapevolezza sia sul diritto alla privacy delle persone, perché non è detto che i nostri dati debbano andare ad aziende private
che li vendono, che ne profilano, che ne fanno quello che vogliono, cioè già la tessera del supermercato, quindi una cosa che ha buttata di più di qualsiasi massaia, è un sistema di profilazione, cioè molto, molto delicato, perché pensate, al supermercato tutto quello che comprate c'è, cioè, di traccia come consumatore. Se camminate in giro trovate delle telecamere che ormai permettono anche il riconoscimento facciale, quindi è un sistema, cioè, che è pervasivo nella vita di ciascuno di noi. Il partito appunto vuole cercare di aumentare la consapevolezza delle persone in questo ambito. Capolista è il Liberto, perché il sito di scambio etico, anche lì c'è una battaglia legale in corso, dove non c'è un arricchimento perché è fatto senza fini di lucro, ma con l'idea che il copyright, cioè i diritti che sono detenuti, io diciamo faccio parte anche di chi produce contenuti, ma questi diritti, cioè, non devono andare ad arricchire le grosse corporation, i grandi editori, a scapito di chi produce i contenuti, come può essere il caso dei giornalisti, che sono in massima parte ormai precari, non vengono assunti, non gli vengono fatti i contratti secondo la legge, e quindi il beneficio di aver creato questo contenuto non finisce all'autore, quindi noi non siamo per la giungla, cioè non è giusto continuare ad avere dei diritti d'autore e ripagare l'autore degli sforzi che fa creativi, cioè sia esso la creazione di un farmaco, quindi con la ricerca diciamo collegata, oppure la produzione di audiovisivi, di libri, di cultura. Allora, la cultura non deve essere, non è un bene, cioè non deve essere accessibile a tutte quante le persone, o dobbiamo fare una questione di censo che ha accesso alla cultura solo chi è ricco, chi se la può permettere, e per tutti gli altri non c'è nulla. Forse la cultura nell'epoca in cui viviamo è diventata un bene primario, come può essere l'acqua, il cibo, cioè che ci serve per sopravvivere, perché la separazione in futuro sarà proprio tra chi ha accesso alla conoscenza e chi no, tra chi è in grado di capire qual è una fake news e chi no, tra chi è in grado di discernere quali partiti stanno utilizzando la propaganda in maniera massiccia, nascondendo la verità, e chi invece punta a una comunicazione, diciamo, forse meno efficace, forse che raggiunge meno persone, perché purtroppo i meccanismi, gli algoritmi prediligono, no, post, cioè come possono essere i gattini, che li condivido anch'io, ma so che sui social e all'interno di internet non c'è solo la verità. Quindi, cioè, l'invito è andateci a scoprire su internet, perché c'è un programma molto ricco, diciamo, anche per quello che riguarda il sud, l'imprenditoria, l'agricoltura, che è un argomento che mi sta a cuore in mezzo a tutti quanti gli altri. Sono anch'io del sud, sono calabrese, vivo a Roma da tanto tempo, però, come dire, non ho mai abbandonato l'idea di cercare di far sviluppare questo sud al di là dei propositi dei politici, diciamo, di professione, ma nel mio piccolo, nel mio lavoro, come come fanno tutte le persone che come dire, sono legate a questa terra da legami familiari. E quindi non mi resta che dirvi: pensate pirata prima di votare. Io sono poi il regista di questa tremenda... Totalmente. Vi spiego com'è nata questa idea. Lei, quando parla di hacker, quelli che smontano le cose, vanno dietro le porte e così via, in realtà noi abbiamo hackerato le elezioni, cioè un gruppo di 25 persone senza niente alle spalle, spendendo praticamente nulla, cioè robe... Il partito avrà speso 500 euro. Si trovano sulla scheda elettorale e possono raccogliere dei voti, possono costruire un movimento, perché poi il nostro obiettivo non è prendere i voti per essere eletti, probabilmente, a meno che non succeda qualcosa di incredibile e impossibile, e stiamo raccogliendo molto successo questa cosa, che vorrà dire 0,20%, 1%, però queste sono poi percentuali che a livello nazionale si vedono, cioè sono cose che
fanno effetto se tu stai partendo da un gruppo di 20 amici che hanno superato un certo livello. E tutto è nato perché Luigi, che frequenta i convegni che io organizzo da qualche anno vuol dire 20, e a un certo punto ha incrociato uno dei pirati del Partito Pirata. Il Partito Pirata è oggettivamente un partito serio, nel senso che è nato nel 2016, è nato proprio per difendere un tipo di sistema come quello di Luigi, che si chiamava Pirate Bay in Svezia, e ha avuto successo perché difendeva sostanzialmente la conoscenza, cioè il fatto che è vero il copyright, è vero che gli autori devono guadagnare ed è giusto che guadagnino per quello che fanno, ma il copyright non può bloccare la conoscenza per più di una vita umana. Oggi il copyright dura 70 anni dalla vita dalla morte dell'autore, e questo vuol dire che se un editore, come accade, decide di non ripubblicare più un libro, tu per più di 100 anni non lo potrai più leggere. E non è una cosa teorica. Io ho deciso di fare una disobbedienza civile, come si dice, pubblicando io un libro la cui proprietà è di un editore che si chiama Einaudi, e il libro è di un autore che si chiama Einaudi, il nostro Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, Presidente della Banca d'Italia, e il libro si chiama Prediche inutili, e all'interno di questo libro il primo capitolo si chiama Conoscere per deliberare. Ed è una cosa che molti politici, di cui parlano molti politici, se avete sentito tutto il caso di Radio Radicale che utilizza proprio questa frase come conoscere per deliberare come tema, e tutti ne parlano, però poi in realtà nessuno lo può leggere perché l'editore non lo ristampa più dal 1974. Poi andate su Amazon, andate a cliccare, andate a vedere, non è possibile comprarlo. E questo è un caso proprio emblematico del fatto che il copyright, che è mantenuto da questo editore, blocca la conoscenza, impedisce a tutti, in particolare impedisce a quei politici che ne parlano. Come fate a parlare di una cosa che non potete aver letto? La conoscenza su questo. Noi ci siamo divertiti in realtà, io faccio politica da tanto tempo, faccio politica con il Partito Radicale, e noi radicali poi inseminiamo queste iniziative politiche alternative, non alternative, su questo. Però questo tema è importante, ed è particolarmente importante per me, che sono stato non solo radicale, non solo iscritto al Partito Radicale da 25 anni, ma come dicevo io, un pannelliano di stretta fede. Perché a me Marco Pannella ha insegnato moltissimo nel metodo con cui faceva le cose, e ci ha lasciato in eredità, a noi, a me in particolare, una battaglia che è quella del diritto alla conoscenza. Noi cittadini, proprio perché siamo uomini, abbiamo una serie di diritti, cosiddetti diritti umani, diritto alla vita, diritto alla proprietà. Paradossalmente tra questi diritti non esiste il diritto alla conoscenza, cioè è paradossale, ma è vero, noi non abbiamo codificato da qualche parte che le decisioni dei politici dobbiamo avere il modo di conoscerle per poi dopo decidere se sono stati bravi, e non abbiamo modo di avere il diritto di accedere ad un libro se non abbiamo i soldi. Quando Rosaria dice, no, in un futuro ci saranno i ricchi che potranno accedere alla conoscenza e i poveri che a questa conoscenza non possono accedere perché banalmente i soldi che hanno gli serve per comprare da mangiare, questa cosa in prospettiva è ancora più grave, perché noi sappiamo che l'accesso alla conoscenza, la possibilità di istruirsi, vuol dire essere anche più intelligenti, vuol dire essere più capaci di fare le cose. E quindi in prospettiva noi stiamo creando una razza umana di persone ricche e intelligenti e di schiavi che non sanno e non capiscono le cose che fanno. Può essere una visione fantascientifica, può essere quello che volete, però in realtà è così. In questo momento, grazie al copyright, grazie alla struttura della società, grazie all'invasione della privacy, stiamo proprio separando il genere umano non solo sulla ricchezza, ma anche sull'intelligenza. E questa è una cosa che noi riteniamo grave.
e sulla quale, conoscenza, vi mettiamo a conoscenza di questa cosa. Nessuno di noi si aspetta di andare al Parlamento Europeo, certo se Luigi ci andasse io sarei molto contento, perché lui ha una storia anche personale particolare, perché nel 2011 ha avuto un ictus, quindi non si poteva muovere più, non poteva parlare più, non aveva più la capacità, e tanta era la voglia per lui di continuare a fare quello che fa da 15 anni, cioè in buona sostanza farsi portare al processo per difendere le persone che condividono la conoscenza, perché lui ha avuto molti processi, l'ultimo in corso rischia 4 anni di carriera, e si è auto-organizzato, cioè ha fatto da solo la propria terapia. E se voi l'avete, io conosco Luigi da tanto tempo, perché anche lui è un radicale, anche lui frequentava con me i congressi del partito e così via. Quando io lo vidi al congresso successivo, perché lui non manca come me, lui era completamente bloccato, non si poteva muovere, non poteva parlare e così via. E adesso noi stiamo pensando di mandarlo da Vespa a parlare con Vespa, che sarebbe un colpo di spettacolo. Nessun partito serio, nessun partito intelligente farebbe una cosa del genere. Nessun ufficio stampa farebbe, se la stiamo distruggendo come ufficio stampa, perché il partito sta prendendo delle decisioni assolutamente assurde. Però un'altra persona che va lì a dire sempre le solite cose, cosa cambia? Un parlamentare in più di queste forze politiche, cosa cambia? Non cambia nulla. Noi una parlamentare avevamo in Europa, Giulia Reda, che era una pirata tedesca, che è quella per cui noi ci possiamo presentare, perché noi non abbiamo raccolto le firme, grazie alla legge che dice che se c'è un partito all'interno delle istituzioni tu sei esonerato. E Giulia Reda ha fatto delle cose incredibili da sola al Parlamento Europeo, perché poi il Parlamento Europeo è un po' particolare, non è come il Parlamento italiano, è una struttura proprio molto ideale e diciamo anche molto inefficace sotto molti punti di vista, non c'ha un governo, diciamo così, perché la commissione è espressa dai governi nazionali piuttosto che dal Parlamento, ed è riuscita con la battaglia sul copyright, probabilmente l'avete sentito negli ultimi mesi, a spezzare letteralmente tutte le forze politiche, a metà. Tutte le forze politiche non hanno più rispettato gli ordini di Scuderia, perché questo è un problema oggettivamente sentito da tutti. Il problema della conoscenza era oggettivamente sentito da tutti. Per esempio, i socialisti e i democratici, che è uno dei gruppi più grandi, il secondo gruppo più grande a livello europeo, si è spezzato nettamente a metà con i paesi nordici che hanno votato contro il copyright, e gli italiani che hanno votato a favore, non si capisce perché. Il PD italiano ha preso questa decisione, il PD italiano che prima aveva votato contro. Quindi, vabbè, è un'esperienza, è anche un divertimento, è stato un modo per conoscere altre persone, ma soprattutto un modo per dare via a questo. L'ultima cosa che vi dico è un modello di democrazia. Perché tra le cose che stiamo tentando di fare è quella, ce n'è una in particolare a quale io sono personalmente più, e cioè cercare di fare un partito veramente costituzionale. Uno dei grossi problemi della democrazia in generale è capire quali sono i limiti della rappresentanza, cioè come fare in modo che i nostri rappresentanti siano effettivamente nostri come rappresentanti e non siano i rappresentanti dell'idea di un segretario di partito, siano rappresentanti dei cittadini, non dei partiti. Lo abbiamo visto con il Movimento 5 Stelle, per esempio, che si sono presentati come cittadini, come noi rappresentanti, poi sono andati lì e sono stati peggio di quelli che erano prima. Perché? Perché quello che hanno fatto esattamente quello che diceva una filosofa negli anni 60 che si chiama Simone Weil, e cioè hanno fatto i rappresentanti di un partito di parte. Perché il modello della rappresentanza è quella attuale, è quella di avere un partito che si occupa delle sue cose,
che conquista il potere e quindi tenta di imporre quelle cose, e una minoranza che non può far nulla finché non diventa una maggioranza. E la cosa particolare è che la nostra Costituzione non dice questo. La nostra Costituzione, che è uscita da un momento particolare, che ha capito che cosa volesse dire avere dei partiti di parte, dice nell'articolo 97, che è diventato molto famoso perché è l'articolo del vincolo di mandato, per cui i parlamentari non hanno un vincolo di mandato, ma non hanno un vincolo di mandato perché c'è la prima parte dell'articolo 97, che è bellissima, è una delle cose più belle che sia stata fatta in una Costituzione. Siamo pochissimi al mondo ad avere una Costituzione con questo pezzo, che dice che il parlamentare, chi viene eletto, non è del partito, ma è un parlamentare della nazione, di tutti, anche delle minoranze. Quindi quando lui va lì, dovrebbe rappresentare i suoi, ma anche non i suoi. A essere un partito, anche all'interno di se stesso, della minoranza che è contro di te, è una sfida. E io personalmente su questa sfida voglio, non tanto essere eletto perché non sarò eletto, ma voglio avere la forza di poter far capire al mio partito, che è il Partito Pirata, e poi a quelli che ci sono fuori, che si può fare una cosa del genere, si può rispettare la Costituzione come nessun altro partito fa, perché si possono fare dei partiti di tutti, dei cittadini, non delle segreterie del partito. Pannella parlava di partitocrazia, era questo, era l'idea che la democrazia non fosse più quella scritta, ma quella che i partiti decidevano che fosse, no? Tutti quanti i posti non erano accessibili attraverso le regole della democrazia, ma attraverso le spartizioni della politica. Esattamente questo, almeno io personalmente voglio fare. Poi il Partito Pirata è un partito libertario, ti lascia libertà di coscienza, puoi fare più o meno quello che vuoi. Il partito si muove, se vengono messi all'interno di questo sistema particolare di democrazia, come loro chiamano, liquida, delle mozioni che vengono votate in maggioranza, però pure questa è in revisione, questa. Quindi questa è un po' l'idea, che è un'utopia, chiaramente una cosa assurda, però le utopie cominciano così, da quattro stupidi che stanno davanti a dire le cose in cui credono, che per quello che mi riguarda da 25-30 anni continuano a dirle. Grazie. Flavio ci parla di Europa. No, avrei preferito a continuare a sentire Emanuele Somma. Invece non posso, Emanuele Somma, che io ascolto sempre molto volentieri. Sapete voi che è un ingegnere informatico, e a quel punto ho compreso che c'è vita anche su ingegneri informatici. Grazie. Il punto è spiegare questo partito. Non c'è molto da spiegare. Quando noi tempo fa scrivevamo delle lettere commerciali, lettere legali, o qualcuno anche lettere d'amore, aveva l'assoluto, diciamo, il legittimo affidamento che il contenuto di quelle lettere e quella corrispondenza rimanesse segreta, perché la corrispondenza deve essere segreta per un diritto costituzionale. Se noi oggi scriviamo le lettere che si chiamano email o usiamo le nostre chat, noi viceversa abbiamo la consapevolezza o il legittimo affidamento che qualcuno ci stia spiando, sia una grande corporation, sia un agente governativo. Cosa vuole fare il Partito Pirata? Il Partito Pirata vuole proteggere le persone, proteggere la loro privacy, proteggere la loro vita privata, proteggere la loro vita. Questo vuole fare. Anche se sento l'obiezione, ma noi viviamo in un mondo in cui dovremmo rinunciare alla nostra vita privata, dovremmo rinunciare un po' alla nostra libertà per motivi di sicurezza, terrorismo, sicurezza. Era una cosa, forse l'ho sentito anche questa live, insomma.
un popolo che rinuncia alla libertà per la sicurezza non merita né l'una e né l'altra. Vai Felice. No. Io l'ho finito. No, non volevo richiamare l'applauso. Meglio la questione sto capendo adesso. Ora vi ringrazio e spero che comunque volevo sottolineare è che noi ci battiamo perché per la nostra libertà, per la nostra libertà di espressione, noi siamo liberi perché vogliamo il nostro benessere, il benessere di chi ci circonda. E lo dimostriamo nelle nostre vite, io l'ho fatto con me, e non riuscirei a sfruttare questo genere di esperienza per non fare il benessere della mia città, loro lo farebbero per le loro circoscrizioni, ognuno per comunque migliorare quella che è la nostra Italia, perché ormai si assistono sempre di più a circostanze per cui c'è il tornaconto personale e non deve essere così. Noi ci battiamo e ci siamo spesi per questo, giochiamo, come diceva Emanuele, perché è bello comunque sorridere su quelle che sono delle cose serie, perché ormai non si sorride più, è tutto molto negativo. Allora noi quello che vogliamo dimostrare è che anche la politica può essere un modo per poter sorridere nel tentativo di battersi per qualcosa di giusto. Per cui tutti i temi che noi affrontiamo, se poi comunque prendete anche un po' di materiale dopo, vedrete che ci sono un pochettino di informazioni che da prendere su internet. Se voi vi andate a vedere il programma rappresenta ognuno di noi per come abbiamo vissuto le nostre vite, per come abbiamo combattuto nelle nostre vite, perché ciascuno di noi porta dentro una battaglia che per la non omologazione, per la non sottomissione a quelli che sono, diciamo, gli ideali che chi ci ha governato fino ad oggi ha cercato di farci convincere fossero quelli giusti. Pertanto votate pirati e siate pirati della vostra vita anche voi.